Nuove esperienze attendono la campionessa alessandrina di tennis over 45 Manu Falletti, che realizza col supporto dei suoi sponsor. Manuela, ci siamo visti dopo la tua vittoria ai mondiali e adesso stai partendo per provare l'ebbrezza dei campi in erba tipo Wimbledon. Beh, non proprio Wimbledon, però andrò a giocare un torneo a Ray, dove praticamente partecipano i soci di Wimbledon e tutti i ragazzi universitari di Cambridge e Oxford. È stata una scelta difficile, ma nel senso che io dovevo andare a giocare i campionati mondiali a Lisbona con la mia compagna, che ha vinto il titolo mondiale con me l'anno scorso ad Antalya, Ines Moura, ma poi alla fine ho deciso di aderire a questo invito del mio allievo Alessandro Angeleri per giocare questo torneo sull'erba vera, che è un'esperienza bellissima. Non ho mai giocato, io giocherò il doppio misto con un ex coach, Alex Smith, e poi giocherò il doppio femminile con questa ragazza francese, Marine, fortissima, e l'anno scorso lei so che è andata avanti in questo torneo internazionale. E dopo questa esperienza cosa ti aspetta? Allora, dopo questa esperienza probabilmente andrò a fare i campionati italiani, tappa di ogni anno over a Milano Marittima. E poi andremo a Barcellona a fare la Potter Cup, dove io sono la capitana e non giocatrice. Faremo questo torneo bellissimo ad inviti come ogni anno, si chiama Potter Cup, e dal 23 al 27 ottobre. Poi la nostra stagione dovrebbe chiudersi con i campionati europei ad Antalya, con Borgo Trebbia Tennis Events, dove io praticamente sono tesserato ormai da 16 anni. Siamo nel pieno delle Olimpiadi, stai seguendo il tennis olimpico? Allora sì, abbiamo un sacco di atleti, sono contenta. Ieri ho guardato Vavassori, che purtroppo ha perso, ma abbiamo veramente sotto tutti i punti di vista e sotto tutti gli sport grandissimi atleti, sono sicura che faranno bene e gli auguro un in bocca al lupo. Peccato per Sinner e i suoi problemi fisici. Purtroppo ho letto che ha avuto anche lui una tonsillite. Io, appena rientrata pochi giorni fa dalla montagna, virus intestinale. Lui tonsillite, purtroppo sono malanni di stagione, aria condizionata, sbalzi di temperatura che possono capitare. Mi spiace per Yannick, ma sicuramente si rifarà prossimamente.